Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo episodio di Valentino Rossi The Game. Siamo oggi a Misano Adriatico e già da subito voglio chiedervi di lasciare un bel mi piace. Proviamo come sempre ad arrivare a 500, che come sapete mi fa davvero molto molto piacere, quindi spaccate il tasto dei likes per supportare questa serie. Dopo il disastro mondiale che abbiamo combinato a Silverstone con la cappellata a due curve dalla fine, siamo qua per rifarci. Ultima posizione, come sempre in griglia, ma a Misano abbiamo una marcia in più. Andiamo molto forte e una vittoria potrebbe, non dico rimetterci in lotta per il mondiale perché è quasi impossibile ormai, però potrebbe darci un barlume di speranza. Pioggia leggera, piove anche ragazzi, tutte le condizioni per provare a fare una gara da eroi. Partiamo in fondo e proviamo a combinare qualcosa. Ah, ci sono tutte le condizioni per provare a fare la gara della vita. Via. Via via via, è partito anche il Gran Premio di San Marino. Petrarca e Valtullini. Infiliamoci qua in mezzo, ragazzi. La pioggia è leggera, ma puttana un po' mi sta sulle palle perché mi... No! Madonna santa! Stavo proprio per dirlo. La pioggia è leggera mi scombussola tutti i punti di frenata. E io Misano la faccio spesso quando gioco in giocatore singolo, perché mi piace come pista. Però, giocando con la pioggia, i tuoi punti di frenata sono tutti anticipati e quindi li sputtano un po' tutti. Vabbè, devo dare tutto, devo correre. Puttana, ragazzi, si vede o no che ho appena registrato anche quella di Silverstone? Le sto registrando una dopo l'altra. C'ho il rabbione di Silverstone addosso. E per chi non lo vedesse, andate a vedere il Gran Premio di Silverstone. È stata una cosa bruttissima, davvero. Però dai, siamo già 14esimi dopo poche curve. Ok, dai, largo Navarro. Non può andare largo Binder e uccidersi Binder. Madonna. Dai raga, e adesso vedrete una cosa che forse non vedrete mai più. Adesso vi faccio vedere una figata, perché io rispetto all'intelligenza artificiale su questo rettilineo i due curvoni li faccio, mamma mia, mi stavo ammazzando. I due curvoni li faccio alla grande, i due curvoni li faccio alla grande. Ecco, io e il mio compagno di squadra ci apprestiamo a buttarci dentro i due curvoni di Misano. Il primo, vedete come recupero tanto, buono buono, e il secondo per poi arrivare alla staccata. Sono un coglione. No, li lascio ripassare tutti. Ero 13esimo, vai. Mamma mia raga, non ho fatto apposta. Spero che, cazzo, sta pioggia di merda. Spero che abbiate capito, abbiate visto che ce li ho fatti ripassare, perché ho sbagliato del tutto. Cioè, ho proprio sbagliato a frenare e stavo per combinare un macello. Infatti li ho fatti passare tutti dal primo all'ultimo. Adesso ritorniamo a provare a guadagnare qualcosa. In questi ultimi due episodi ho perso un po' la concentrazione, la cosa non mi piace affatto. Però noi questa vittoria la dobbiamo prendere, la dobbiamo prendere a Silverstone, davvero. Non voglio, no, ma occhio, madonna, oh. Oggi ragazzi con le frenate non ci sono, davvero. Dopo Silverstone una vittoria ci starebbe davvero tantissimo. Però dobbiamo stare attenti, perché ho già rischiato parecchie volte la caduta in sta pista. Questa gara è davvero molto pericolosa con la pioggia. Ho già toccato più avversari, che loro frenano troppo presto. Ragazzi, siamo sesti, la gara la sta conducendo Fenati davanti a Binder, i nostri due avversari nel mondiale. Prendiamo un po' di sci a Quartararo, no, come mi butto all'esterno perché sennò rischio troppo. Non freniamo sul cordolo, sennò ci ammazziamo. Larghi, larghi, larghi. E poi apriamo, non sul co. Mamma mia raga. Mamma mia raga, che gara di merda che sto facendo. Sto gareggiando relativamente male, però come sempre vi ricordo che sto giocando a livello leggenda, realistico, quindi il massimo. E che l'unico aiuto che ho è il cambio automatico. Quindi qua rimettiamoci in fila a Quartararo. E adesso è il momento. È il momento senza far cazzate. Però qualcosina si può recuperare. Sarebbe un qualcosina molto importante, perché è già il penultimo giro. E questa gara, come ho già detto, va vinta a tutti i costi. Va bene, un po' fuori ci può sta. Oddio, raga, se non l'avete visto, tornate un po' indietro col video e andatevelo a vedere. Mi si è bloccato il cuore. Oddio, oddio, piano, 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 stai dentro, tieni lassù, tieni lassù, non aprire troppo presto, perfetto. E qua all'esterno, qua se riesco a tenerla all'esterno è una magia. Ok, adesso Binder qua in fondo lo infilo. Binder qua in fondo lo infilo, no, è troppo lontano, non ne vale la pena rischiare. Tieni aperto all'esterno, lascia la porta aperta dentro, sgomma, fai quello che vuoi ma non ti ammazzare. Ragazzi, ci si butta nell'ultimo giro. Ci si butta nell'ultimo giro del Gran Premio di San Marino. Siamo in casa. Occhio, occhio. Siamo in casa perché San Marino, Italia, più o meno la stessa cosa. E devo dire che
non abbiamo ancora vinto un gran premio in casa, perché al Mugello siamo arrivati terzi in quanto questi due andavano troppo. Però spingi, spingi, cavoli, non sono lontani, mi sembra al Mugello che arrivi fino a un passo e poi alla fine loro scappano. Però oggi non è così, oggi la pioggia vuole aiutarci, me lo sento. Ci ha praticamente rovinato mezza gara fino adesso, ma adesso ci aiuta dentro su Binder. Tienila su. Raga, sto facendo una fatica della Madonna a tenerla su. TCS ovviamente è spento, come sempre ve lo faccio vedere. Non diamo opportunità a Binder di prendere la scia, piuttosto rinunciamo a quella di Fenati. Ora qua facciamo, prendiamo il curvone largo, non frenare sul cordolo che ti uccidi, prendi il curvone largo come Romano e apri un po' prima che vai davanti. Rischio quasi di contatto. Ma che gara che sta venendo fuori a Misano, che gara che sta venendo fuori a Misano Adriatico. Occhio, 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 lascialo lì e ora apri. E ora apri, ragazzi, abbiamo la strada spianata ora verso la vittoria. La strada spianatissima verso la prima posizione, perché queste ultime curve le sappiamo fare molto bene. Dobbiamo farle come le sappiamo fare. Dentro nella prima, filo alla seconda. Perfetto, frena o non sul cordolo che ti riammazzi. Perfetto. E ora mancano tre curve, mancano tre curve e sarà vendicata Silverstone. Un secondo e cinque abbiamo su Romano Fenati. Abbiamo fatto le curve proprio come dovevamo. La gara sta venendo fuori praticamente come volevo io. Qualche piccolo errore all'inizio, ma poi adesso ci si può guardare indietro e vedere che è pratica, occhio, che è praticamente fatta. È vinta anche la gara di Misano. Torniamo a vincere dopo un disastroso Gran Premio d'Inghilterra. Midino c'è e alza sta gomma. Prima posizione e torniamo a vincere. E di gioia ce n'è tantissima, perché finalmente dopo quella cavoli di gara a Silverstone siamo tornati in prima posizione. Giro veloce di quasi 3 secondi, grande, grandissima gara, fantastica gara. E torniamo un minimo in corsa nel mondiale. 32 punti io, 31 Romano Fenati e Brad Binder lì davanti. Ragazzi, si può fare, si può fare, si può fare. Se ci credete spaccate il tasto dei likes, lasciate un bel commento con hashtag GoMidi. E noi ci troviamo domani con un nuovo video, mi raccomando, un bel commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per oggi da Mirino è tutto, bella.